Sono appena tornata da scuola, quindi sto un po' sfascettata, tipo con la faccia rossa. Ciao a tutti, sono Lucrezia e oggi sono tornata a fare un video nella mia camera. È strano, non lo facevo da un po'. Sì, sapete i miei drammi di questi giorni, fa che video pubblico, che video non pubblico, che video faccio, quello che non faccio. E alla fine ho deciso che far questo video al momento perché è il mio ultimo video da 17enne ed è molto brutta, devo dirlo così, però sono contenta, sono in ansia ma sono contenta. Non pensavo di arrivare in questo momento a fare un video del genere in realtà, e ci ho pensato un po', non so da dove iniziare perché è strano, cioè io aspetto i 18 anni da tutta la vita, nel senso stavo a 8 anni, dicevo tra 10 anni farò 18 anni, a 10 anni, tra 8 anni faccio 18 anni. Oppure c'era mia sorella che 5 anni e mezzo fa faceva 18 anni e stavo lì, dai, tra 5 anni anche io. Ed era strano e sembrava una tappa, diciamo, irraggiungibile, quando in realtà è dopodomani, il 4 febbraio, cioè sabato. Sono psicologicamente pronta perché so benissimo che magari non cambierà niente come tutti dicono, ovviamente che cosa deve succedere, non è che oggi sono 18enne, c'è un altro mondo che mi aspetta. Cioè, da una parte sì, moralmente può essere che sarò uguale, perché non è che cambi da un giorno all'altro, giusto? Cioè, non è che cresci, ieri ero 17enne, oggi 18enne, è un'altra mentalità. Però è abbastanza diverso. Per quanto riguarda la legge, è una cosa diversa. Ora potrò anche guidare, quindi sempre se me la daranno una patente, cioè manca solo quello. Volevo condividere con voi questo momento perché, ripeto, è abbastanza importante per me e comunque essendo il mio canale e avendo voi dall'altra parte dello schermo che mi seguite, era giusto farlo, condividerlo questo momento. Perché penso vedrete pure poi in futuro quello che sarà successo questo fine settimana. Dovevo fare un video ultimo video da 17 anni. Preparare 18 anni penso sia veramente un'ansia. Sono stressata. Vi ammazzo, perché ma che stai stressata? Vi giuro, sono stressata. C'ho bolle ovunque, tipo di qua, non lo so, sono una cosa schifosissima. Sono oscena questi giorni, giustamente, i giorni prima del mio compleanno. Poi è tutto un insieme di mena gioia, perché sono successe cose che pure solo a me il giorno prima del mio compleanno potevano succedere. Come ad esempio il mio. No, no, io, cioè, lo so che sembrerà stupida come cosa, però io ho un fondotinta, ad esempio. Prendo una delle tante non gioie di questi giorni. Ho un fondotinta che è praticamente, ho trovato il fondotinta della mia vita, e ormai erano 3 anni, 2 anni che andavo avanti con questo fondotinta. Magicamente non c'è più. Cioè, dice che al negozio te lo prendevo online, non c'è più. E io ho detto, vabbè, su Amazon sicuro ci sarà. Sono andata su Amazon e c'erano tutti i colori, tutti, da prendere pure con Prime, quindi mi arrivava oggi o domani, tranne quello che serviva a me, che giustamente aveva un solo venditore dal Regno Unito al triplo del prezzo normale, con tanto di spedizione che era ancora era tipo il quadruplo, e ora mi trovo quasi senza fondotinta per il giorno del mio compleanno. Però vabbè, comunque stavo dicendo che è uno stress perché ci sono molte cose che dovete fare, che voi vi ritrovate tipo un mese prima e dire, vabbè, tanto manca ancora un mese, cioè, che mi importa, vita loca, sciala, poi ci penso. E poi vi ritrovate 4 giorni prima a non sapere ancora che cosa dovete fare, chi ci sta, chi non c'è, come lo festeggiate e non lo so, e dovete ancora avvisare i parenti che volete fare un pranzo insieme a loro. Penso sia un passo importante per tutti quanti. Ad esempio è l'anno in cui voi potete iniziare a votare, oppure potete prendere la macchina vera e propria, o comunque anche tantissime altre cose. È tipo l'entrata per il mondo dei grandi. Sono veramente felice, mi aspetto, ho molte aspettative per questi 18 anni, anche per il resto della vita, giustamente, però soprattutto per quest'anno. Anche perché io mi ricordo ancora quando avevo 16 anni, che avevo appena fatto il mio compleanno dei 16 anni, e era veramente ieri, e oggi sono qui a parlare dei miei 18 anni, che è tra 2 giorni, e no, non può essere. E poi sono contenta perché sono vicino alle persone che mi vogliono più bene a questo mondo, tra cui anche Lorenzo e Alessia, che lo sapete benissimo, vivono lontani da me. Cioè, Alessia vive a Milano e Lorenzo a Cagliari, e durante la settimana e sono contenta. Quindi se state vedendo questo video vi saluto. E se questo video vi è piaciuto, questo molto tono malinconico, spero vi sia piaciuto e lasciate un like per i miei 18 anni. Quindi lasciate 100 like per i miei 18 anni, e così che sarà una festa ancora più bella. Sì. Iscrivetevi, commentate
condividete, lasciate un commento, ditemi se voi l'avete festeggiato o no, e ditemi se come vorreste il vostro 18° compleanno, o come è stato, e se vi è piaciuto, e se è cambiato qualcosa nella vostra vita, perché magari vi è cambiato, oggi sto gesticolando, non va bene, sono felice. Ci vediamo nel prossimo video, belli, vi voglio bene. Ma sì, perché c'è questa cosa super figa. No, devo finirla meglio. No.